Ma il Mediterraneo, come un po' tutto il mondo, sta diventando una frontiera pericolosa. Noi abbiamo cercato di sottovalutare o non voluto vedere che ci sono dei focolai di vera e propria guerra, non più di tensione, in varie parti del mondo, contemporaneamente tutti legati tra di loro. Non eravamo abituati ad una situazione così complessa e così grave. È giusto che il nostro paese, che la comunità internazionale, che l'Occidente si attrezzi, ad esempio anche avendo una visione meno ideologica delle spese militari, che sono assolutamente necessarie e che non sono in contrasto con le spese civili, ma sono necessarie per la sicurezza di tutti i cittadini.